Allora, signori, qui comincia la nostra campagna estiva. Comincia la nostra campagna estiva dove appunto abbiamo tutti questi banner da pullare. Allora, io direi di cominciare dal banner, diciamo, partiamo dal banner giornaliero, dove in realtà qua mi manca poca roba perché Final Fantasy 1. Oddio, Wall non mi ricordo se ce l'ho la FR, non mi ricordo se mi era uscita. Potrebbe essere una cosa buona. Allora, vediamo. Certo, sculare qui è comunque difficile in realtà, però mai dire mai. Galuf. Ah, Sabin. No, ma Sabin ce l'avevo, solo che non l'ho maxato. Quindi va bene. Però, oh, è pur sempre un FR. È pur sempre un FR, quindi va bene. Poi, Free Ticket lo buttiamo qui da Realm. Vediamo che esce. Ovviamente nulla di interessante. Ci facciamo la Free da Yuna. Che tanto qua ho tutto, per cui sinceramente mi interessa ben poco. Non ho manco contato a quanto siamo, ma mi sa che qua me ne esce una sola. Che è la LD di Yuna, va bene. Poteva essere una buona pull un paio di mesi fa. Vediamo Realm invece che ci dice. Partiamo con un'orba azzurra che fa accapponare la pelle. Ok, praticamente nulla. Vabbè, i ticket viola li posso buttare qui da Realm perché tanto. Allora, facciamoci questi 9 ticket di intermezzo, così giusto per. Vediamo un po'. Giusto per tentare. Oddio. Un Golbez che mi è spuntato così, quasi quasi aggressivamente. Poi tra l'altro Rem non mi interessa niente, nel senso, cioè proprio, anche se dovesse uscire, non la farei assolutamente verde. LD che schifo non fa, anche se ormai tanto diciamo che le uniche cose che si vanno a cercare sono la FR e la BT, perché almeno per quanto riguarda le LD ho praticamente tutto. Comunque va bene, primo ticket viola, vediamo che succede. Niente. Addirittura una sola, la X, va bene, quindi già mi è uscita LDX. No, ok,
Vediamo cosa c'è. Più che altro spererei di trovare tra l'altro una BP che mi manca. Quella 50 più 1 è quella che mi interessa di più. È difficile, perché comunque è difficile, però. Doppio golbezzino. Dai, ultimo ticket e ci possiamo skippare Realm. Oh cacchio. Tra l'altro ho fatto anche connecting, quindi immagino. Cambiato veloce. Yuna e Realm, così, giusto per averle tutte e due. Buono, va bene, diciamo che almeno la FR ce l'abbiamo. Tanto la BT non mi interessa, ma tra l'altro neanche la FR sinceramente mi interessava più di tanto, per cui va bene così. E ora il piatto forte, vediamo che cosa si nasconde, quale sarà la mia burst e soprattutto se ce ne saranno di più. L'ultima volta che c'è stato il 50 più 1 mi è uscita Iris, che era una di quelle BT che mi mancava e che volevo, quindi mi era andata estremamente bene. Adesso di BT che mi mancano e che vorrei, sinceramente ce n'è veramente poche. E non saprei neanche quali. Probabilmente ci sarebbe l'angelo, Celtius, oppure chi potrebbe esserci, che tutto sommato potrei cercare la BT, così, giusto per il gusto di vedere ovviamente l'orb incazzata. Allora, vedo un FR, poi vedo altre orb dorate. Ok, qua sono tutte dorate. X di Wise, LD di Irvine, poi altre dorate, LD di Kafka, tutte 15 e 35 che possono cestinarsi. Poi un FR qui, che è Luna Fregna, va bene. C'è anche la BT di Spiedina che effettivamente potrebbe tornarmi utile. Vediamo. Niente doppia BT, o meglio, non si sa, perché magari mi possono spuntare due BT alla fine. Però no, una sola BT, che è Tifa. Vabbè, Tifa già ce l'abbiamo, quindi va bene così, dai. Va bene, direi un risultato abbastanza deludente, se devo essere sincero. Una sola FR, una sola BT, però vabbè, sapevamo che qui era veramente mirare a qualcosa che era fin troppo difficile. Chissà, magari con la seconda 50 più 1 che cosa succede. Quindi per ora è andata così. Vedremo poi la prossima e vedremo che cosa succederà.